elezioni a Prato sarà ballottaggio tra Matteo Biffoni e Daniele Spada, gli scenari in vista del ritorno alle urne. Il centro-sinistra incassa la vittoria al primo turno a Montemurlo, riconfermati anche i sindaci della Val di Bisenzio. Sciopero del Sicobas in una tintoria, ma protesta anche l'imprenditore cinese: non mi fanno lavorare. Maxi sequestro di droga in un appartamento al Soccorso, arrestato grossista che riforniva i locali notturni cinesi. Primo comandante donna per i vigili del fuoco di Prato, si è insediata Maria Francesca Conti. Buonasera e ben ritrovati a tutti voi dal nostro telegiornale. Anche questa sera diamo ampio spazio all'esito delle amministrative a Prato. Niente di fatto per questo primo turno, il nome del nuovo sindaco della città si deciderà al ballottaggio del prossimo 9 giugno. Si inizia quindi già a pensare alle possibili alleanze e strategie in vista del voto che dovrà essere stavolta decisivo. Intanto saluto i miei ospiti che mi fanno compagnia questa sera, i più votati, i leader di preferenze delle due liste più discusse in questo momento, ovvero Partito Democratico e Lega. Allora, buonasera, Marco Biagioni, candidato al Consiglio Comunale per il Partito Democratico, benvenuto. Buonasera. E Claudio Stanasel, candidato al Consiglio Comunale per la Lega, benvenuto. Buonasera. Anche a lei. Allora, prima di parlare con voi, avremo modo di approfondire vari aspetti di questa prima tornata elettorale, diamo di nuovo uno sguardo al risultato di ieri con l'ausilio della grafica. Il candidato del centro-sinistra e sindaco uscente Matteo Biffoni ha ottenuto il 47,1% dei voti, mentre il candidato del centro-destra Daniele Spada ha registrato il 35,1%. I due, come detto, si sfideranno al ballottaggio. Un altro sguardo al risultato degli altri candidati in corsa alla poltrona di primo cittadino, come sempre con la nostra grafica. Molto staccato Carmine Maioriello del Movimento 5 Stelle con il 7,2%, Marilena Garnier con le due liste civiche a suo sostegno ha ottenuto il 4,2%, seguita da Aldo Milone di Prato Libera e Sicura che si è assestato al 3,1%. Emilio Paradiso della Lega Toscana ha registrato l'1,3%, Roberto Lido Daghini dei Comunisti Pratesi si è fermato allo 0,9% e infine abbiamo Mirko Rocchi di Prato in Comune con lo 0,8%. Prima di parlare con i nostri ospiti, intanto vediamo il servizio di Lucrezia Sandri sull'analisi complessiva del voto. Un lungo pomeriggio di scrutinio, un comune al ballottaggio, una città alle prese con altri 14 giorni di campagna elettorale, quella di cui fino al 9 giugno saranno unici protagonisti Matteo Biffoni e Daniele Spada. Il candidato del centro-sinistra, che stacca l'avversario di 12 punti percentuali, vince nelle sezioni di Viaccia, Galceti, Maliseti, Pizzi di Monte, Gonfienti, San Martino, Mezzana, Coiano e La Querce, dove Biffoni doppia addirittura Spada. Quest'ultimo supera il sindaco uscente a Prato Centro, Capezzana, Macrolotto 0, Filettole, Castelline e La Pietà, oltre che nella sezione di Viale Montegrappa e nella sezione numero 176 di Tavola, mentre nelle 129 e 131 nella medesima zona c'è il testa a testa. Divisa sul voto ai due candidati anche la zona del Soccorso, dove sarà realizzato il sottopasso cavallo di battaglia della giunta uscente. Un successo per Spada essere arrivato al ballottaggio, come lui stesso ha dichiarato. Il nostro dato importante era quello di raggiungere il ballottaggio. La città ha dimostrato che nella sua maggioranza non vuole più il PD al governo, non vuole più Biffoni a fare il sindaco, quindi tra due settimane vedremo di convincere quelli che non ci hanno votato e che non vogliono Biffoni alla guida della città a votare per noi. Non si tratta di un secondo tempo, è di un'altra partita. Si rimette la palla al centro e si parte dallo 0-0. Cita spesso l'elettorato invece Biffoni, quell'elettorato che ha dato un voto diverso per le europee e per le comunali. È chiaro che l'idea era la speranza, quello abbiamo coltivato era vincere subito. Sapevamo che una delle ipotesi poteva essere il ballottaggio, l'abbiamo sempre considerato così come è sempre stato scritto. Sono convinto ormai l'elettore, l'elettorato sa scegliere a seconda di quello che ha davanti e quello che è l'obiettivo che ha col suo voto,
con la scelta che fa. Scegli per l'Europa, scegli per la regione o per le politiche, scegli il sindaco, scegli che è la figura politica più vicina che hai. La giornata di ieri si è aperta con l'analisi del voto delle europee che anche nel comune di Prato, in linea col dato nazionale, hanno premiato la Lega. Il partito di Matteo Salvini ha ottenuto il 33,9% dei consensi contro il 32,6% del Partito Democratico. Il centrodestra unito si attesta, sempre stando alle europee, al 45,7%. Un risultato che ha dato vita a molti scenari ipotetici, a scrutinio delle amministrative ancora da iniziare, tra cui quello di un comune al ballottaggio, ma con Biffoni alla rincorsa di Spada grazie alla forza trainante della Lega. La Lega invece alle amministrative ha ottenuto in numeri assoluti nel comune di Prato 10.776 voti in meno rispetto alle europee. Sostanzialmente invariato il risultato ottenuto dal PD. Nel voto delle comunali la coalizione di centrodestra ottiene il 35% dei consensi, quella di centrosinistra il 46%. In quella di centrodestra salta all'occhio la performance di Fratelli d'Italia, che stacca di quasi 2 punti percentuali sia Forza Italia che la Civica di Spada. In quella di centrosinistra performa molto bene la Civica del Sindaco, che raggiunge l'8% dei consensi, superando liste più propriamente politiche come Demos e Più Europa. Ecco, abbiamo visto in questo servizio un po' l'andamento di questo primo turno con una distribuzione del voto, poi ne parleremo più in avanti, praticamente ribaltata o quasi rispetto all'esito delle europee. Allora, iniziamo da Biagioni e intanto un'analisi di questo scenario. Si va al ballottaggio del 9 giugno, vi aspettavate questo risultato e come affronterete queste settimane che ci separano appunto da questo appuntamento? Ci aspettavamo di arrivare primi, come ha detto il sindaco, ovviamente preferivamo vincere al primo turno, comunque quasi un pratese su due ha confermato la volontà di esprimere il candidato sindaco Matteo Biffoni per una seconda legislatura. L'elettorato è stato chiaro, la maggior parte dei pratesi ha scelto una città che sia europea, inclusiva per l'equità, per la formazione. In questo senso noi andremo avanti, ancora di più per convincere quel 3% di persone che non hanno votato al primo turno, ma che siamo convinti ci voteranno al secondo. Ecco, ricordiamo, ci sono 12 punti di differenza tra Spada e Biffoni. Stanasel, voi come vi preparate invece all'appuntamento del 9 giugno a questo ballottaggio e vi aspettavate questo scenario, questo panorama ad oggi? Ci siamo messi al lavoro subito dopo i primi risultati che sono arrivati, per parlare innanzitutto con i nostri possibili alleati, per metterci al lavoro e riuscire sin da subito a programmare quella che sarà questa breve campagna elettorale in queste 2 settimane che ci attendono. Ci attendevamo questo risultato? Io vi posso dire che sapevamo di poter arrivare al ballottaggio, ce l'abbiamo fatta, sappiamo di avere tutti i mezzi necessari per poter ribaltare la situazione. I pratesi hanno detto fortemente in maggioranza che questa giunta Biffoni non è quello che loro vogliono. Noi siamo pronti a dimostrarlo con Daniele Spada, siamo certi che liste come Garnier, Milone, Paradiso e anche altri possano decidere di darci una mano e confidare nella nostra amministrazione dei prossimi 5 anni a Prato. Ecco, invece vorrei soffermarmi adesso sull'esito delle europee in un'analisi anche comparata con invece l'esito a questo primo turno delle amministrative, perché complessivamente la lista del PD ha ottenuto per le amministrative il 31,7% delle preferenze, mentre la lista della Lega Salvini Premier il 22,8%. Una Lega che invece alle europee anche a Prato si conferma primo partito in città con quasi il 34% dei voti, superando di fatto il Partito Democratico. Risultato quindi invece opposto alle amministrative, dove la Lega ottiene quasi il 23%. Come leggete queste tendenze opposte? Il voto tra europee e comunali è andato di fatto a schieramenti politici opposti in molti casi. Sì, è una novità, è una cosa inedita. Si può dire questo, certamente il Partito Democratico a Prato ha dimostrato con la sua amministrazione, ma anche con la sua proposta politica ai cittadini pratesi, che è credibile e che soprattutto guarda letteralmente al futuro della nostra città e al meglio della nostra città. Io registro anche un altro dato, a livello nazionale il Partito Democratico sta vivendo una sua trasformazione, probabilmente ci vorrà ancora tempo prima che riottenga i risultati di una volta.
lotta. A Prato però questa trasformazione già è in atto, lo si vede anche dai risultati all'interno della coalizione, da un risultato come quello che ha avuto ad esempio la nostra giovanile. Abbiamo una coalizione e soprattutto un Partito Democratico che si sta rinnovando e credo che anche questo sia quella cosa in più che è piaciuta al nostro elettorato. Stasel, come leggete invece questa controtendenza? Intanto posso dire di essere, a nome mio e a nome della nostra squadra, orgogliosi del dato ottenuto alle europee, perché questo è un segnale che anche i cittadini pratesi vogliono un'Europa differente, un'Europa in cui la Lega sia molto più protagonista e in cui l'Italia sia molto più protagonista. Poi, come lei ben sa, amministrative ed europee non sono la stessa cosa. Ovviamente sono due elezioni differenti, sebbene poi si vada a votare lo stesso giorno. Io credo che i cittadini pratesi sappiano di avere una scelta e un'alternativa valida. Sono stati scrutinati i risultati, abbiamo ottenuto questi dati, ma io penso che sia una base da cui ripartire per costruire in queste due settimane la storia di questa città. Perché la Lega oggi a Prato arriva con un risultato storico rispetto alle scorse elezioni amministrative, ma da qui sono certo che possiamo fare in modo di poter vincere queste elezioni amministrative al ballottaggio. E appunto, proprio di ballottaggio adesso parliamo, perché parte di fatto il valzer delle alleanze. Spada deve rincorrere e cerca l'accordo con Milone e Garnier, meno possibilità di accordi per Biffoni. Resta ovviamente la grande incognita legata agli elettori del Movimento 5 Stelle. Sentiamo. 10.800 voti sono quelli che separano Matteo Biffoni da Daniele Spada, un vantaggio che il sindaco in carica spera di mantenere anche solo per un voto nel ballottaggio del 9 giugno e che invece il candidato del centrodestra punta a recuperare in queste due settimane col Tetris delle alleanze. Per farlo dovrà ricorrere a patti con alcuni degli altri candidati, stringendo accordi che possano portare voti in cambio magari di un ruolo nella futura giunta. I nomi tra cui pescare sono principalmente due, Aldo Milone e Marilena Garnier, un bacino di 6.600 potenziali voti stando al risultato del primo turno. Anche aggiungendo i voti di Emilio Paradiso e supponendo che tutti gli elettori di Garnier, Milone e Paradiso tornino a votare per il candidato del centrodestra, Spada non riuscirebbe comunque a colmare il divario, almeno sulla carta. Marilena Garnier, eletta nella lista civica di Biffoni 5 anni fa, ha già dato il suo placet all'alleanza con Spada. Noi ci siamo posizionati nell'area di centrodestra e quindi credo che per una coerenza anche nei confronti degli elettori continueremo questo percorso. Il nostro programma per tanti punti è molto vicino a quello di Daniele, quindi credo che si possa fare un buon lavoro insieme, senza se e senza ma, solo per il bene della città. Più che possibilista anche Aldo Milone. Con Spada, essendo un'espressione della Lega, la Lega ha delle tematiche che sono molto affini a Prato Libera e Sicura, quindi credo che sia scontato questo apparentamento. Tra l'altro io non mi voglio svendere per una poltrona, ma preferisco che il candidato sindaco del centrodestra, in questo caso Daniele Spada, quantomeno condivida in toto tutto il mio programma. Ecco. Emilio Paradiso da parte sua ha fatto sapere che il suo appoggio a Spada non è scontato, di essere disposto al dialogo di fronte ad una condivisione dei punti principali del programma della Lega Toscana, terra piena del soccorso in primis. Elena Chiti della Lega, nel corso della maratona elettorale di TV Prato, ha preferito non sbilanciarsi su un eventuale apparentamento con la Lega Toscana, mentre Daniele Spada ha lasciato aperta la porta aperta a tutte le liste di centrodestra. Più difficile capire cosa faranno i 5 Stelle. I 6.491 voti di Maioriello potrebbero essere il ago della bilancia, posto che non stringeranno alleanze con nessuno dei due candidati. Di fronte ad una mancata indicazione di voto, molti potrebbero astenersi, ma qualcuno potrebbe anche andare a votare per chi resta un rebus. Io ritengo che i cittadini pratesi hanno 15 giorni per pensare, per riflettere su questa cosa e dovranno scegliere in assoluta libertà, perché questo è il bello della democrazia. Per Biffoni invece resterebbe solo l'eventuale sostegno dei comunisti pratesi e di Prato in Comune, che pure hanno raccolto insieme 1.600 voti al primo turno. Il primo impegno in politica è quello di andare a votare, quindi è assolutamente questa la nostra indicazione, non certo di astenersi. Lasciamo libertà di voto, per chi vuole votare e scegliere, raccomandiamo di scegliere un sindaco antifascista. Ecco, apparentamenti possibili e presunti al netto dell'incognita rappresentata dal Movimento 5 Stelle. Biagioni, per Biffoni, lo abbiamo sentito, resterebbe solo l'eventuale sostegno dei comunisti pratesi e di Prato in Comune. Secondo lei è possibile questo matrimonio, per così dire, e qualora ci fosse un'indisponibilità?
Noi guardiamo soprattutto al loro elettorato, condividiamo i temi del lavoro, i temi dei diritti sociali, è lì che noi vogliamo impegnarci e ci impegneremo sempre di più, anche e soprattutto guardando a chi ha rappresentato questi mondi, che sono anche Prato in Comune e i comunisti pratesi. Ecco, invece Stanasel, per Spada si tratta di andare invece con tutta probabilità a pescare nell'elettorato di Marilena Garnier, che lo abbiamo sentito ha già dato il suo ok all'alleanza con Spada, più che possibilista anche Aldo Milone, resta da capire un po' la posizione di Emilio Paradiso. Le domando, basterà tutto questo per strappare la vittoria? Vede di buon occhio queste alleanze? Ci troviamo davanti a una grande sfida. Io credo che la lista di Marilena, come la lista di Aldo, come la stessa lista di Paradiso e come anche i 5 Stelle abbiano l'occasione di dimostrare la coerenza di quello che è stato detto in campagna elettorale e di quello che hanno fatto negli ultimi anni laddove erano sui banchi di consiglio. Io penso che noi vogliamo puntare ai cittadini pratesi per dire loro che siamo l'alternativa a questa cattiva gestione degli ultimi 5 anni. Non è un apparentamento con partiti, ma è un apparentamento con i cittadini pratesi. E io sono fiducioso che daranno la risposta in cui noi confidiamo. In attesa del ballottaggio è tempo ovviamente di calcoli. Diamo allora uno sguardo ai candidati più votati e alla possibile composizione del Consiglio Comunale a Prato. Secondo il metodo DONT utilizzato per l'attribuzione dei seggi alla coalizione del candidato che uscirà come vincitore dalla tornata del 9 giugno, ne saranno attribuiti 20 su 32. Se dovesse vincere Biffoni, il Partito Democratico, forte di 27.389 voti, vedrebbe eletti 14 consiglieri, la Civica Biffoni 19.4, la Civica Sport per Prato 1. Alla situazione attuale di risultati non ancora vagliati dall'ufficio elettorale del Comune è dentro anche il candidato più votato di Demos Democrazia Solidale, Massimo Carlesi. Tra i campioni di preferenze del PD si trova in pole Marco Biagioni, segretario dei Giovani Democratici con 1.191 voti. In assoluto il candidato più votato delle 16 liste che si sono presentate alle amministrative. Peraltro tutti i giovani democratici candidati nei vari comuni sono stati eletti. Marco Saccardi a Vernio, Carolina Rosiello a Vaiano, Gianmarco Biagioni a Cantagallo e Samuele Milone a Montemurlo. Tornando al PD, dietro Biagioni si trovano la presidente del Consiglio Comunale uscente Ilaria Santi con 1.031 voti, i consiglieri uscenti Marco Sapia e Gabriele Alberti, Lorenzo Tinagli, l'assessore uscente Simone Mangani e l'ex presidente di Azione Cattolica Giannetto Fanelli. I più votati della Civica di Biffoni sono stati Giacomo Sbolgi, la consigliera uscente Rosanna Sciumbata e i candidati di origine cinese Teresa Lin e Marco Wong. Nel caso in cui il comune vada a Spada e ci fosse un accordo con Garnier e Milone, i 20 seggi della maggioranza sarebbero divisi tra la Lega, che ne conquisterebbe 12, la Civica di Spada 2, Fratelli d'Italia 2, Garnier 2, Milone 1 e Forza Italia 1. Ad ottenere più preferenze nel centrodestra sono stati Claudio Belgiorno di Fratelli d'Italia, il candidato di origine rumena Claudio Stanasel per la Lega, Chiara Laporta, l'ex segretaria provinciale della Lega Patrizia Ovattoni, l'ex consigliere comunale Leonardo Soldi, Tommaso Cocci della Civica di Spada, a pari merito con 252 voti, Rocco Rizzo di Fratelli d'Italia e Alessandro Giugni di Forza Italia. 0 voti per Gianluca Faggi e Linda Benedetti di Più Europa, per Michele Misiano di Fratelli d'Italia, per la candidata dei 5 Stelle Sofia Menchini, folta la schiera di coloro che non hanno ricevuto nemmeno una preferenza nei comunisti pratesi, ben 6 candidati e nella Lega Toscana 5 candidati. Ecco, leader di preferenze di PD e Lega, Biagioni e Stanasel. Biagioni ha ottenuto 1.191 preferenze, Stanasel 442. Vi domando come avete condotto in queste settimane la vostra campagna elettorale, se secondo voi anche la vostra giovane età ha influito nell'attrarre nuove generazioni di elettori e quindi nell'esprimere una preferenza nei vostri confronti e come vi concentrerete in vista del ballottaggio, su quali temi lavorerete nelle prossime settimane? A me piace pensare che le preferenze che sono state attribuite a me siano state date soprattutto alla comunità che rappresento, che sono i giovani democratici. Noi abbiamo lanciato questa sfida ormai 3 anni fa, quella di rappresentare una generazione che vuole pretendere il proprio futuro, ma che non può farlo da solo. E dando un metodo diverso anche al Partito Democratico, abbiamo creato un programma parlando principalmente con le associazioni del territorio, che sono quelle che guardano i problemi delle persone. E infatti noi abbiamo condotto una campagna così, esattamente nello stesso modo, guardando a tutti i problemi
problemi reali delle persone andando nei luoghi del bisogno. Quindi noi continueremo così anche al ballottaggio, saranno queste le tematiche più importanti, quelle dell'inclusione, della formazione, dell'equità, queste saranno quelle che noi vogliamo portare avanti anche quando saremo in consiglio comunale. Stanasel. Intanto colgo l'occasione per fare i miei complimenti in diretta al Marco Biagioni per il risultato ottenuto. Grazie. È stata una campagna elettorale dura, difficile, ma allo stesso modo bellissima. In questi ultimi 6 mesi, insieme alla squadra di giovani non solo, ci siamo dedicati a incontrare associazioni, visitare aziende, andare per i quartieri della nostra città per sentire i veri problemi delle persone. Perché io sono sicuro che solamente insieme possiamo ricostruire il futuro di questa città. I temi più importanti per noi restano sicurezza e lavoro, perché giustamente una città sicura può creare lavoro e quando c'è lavoro aumenta la qualità di vita e i nostri cittadini pratesi possono quindi essere orgogliosi di questa scelta, perché sono entrato in consiglio comunale e li ringrazio per tutte queste preferenze, ma voglio dedicarmi sin da subito a vincere questa battaglia, perché i cittadini pratesi non hanno bisogno di numeri di preferenze, hanno bisogno di concretezza ed è quello che mi voglio dedicare a fare, progetti concreti e soprattutto fattibili. Bene, grazie allora a Marco Biagioni, candidato al Consiglio Comunale per il Partito Democratico, per essere stato con noi e grazie anche a Claudio Stanasel, candidato al Consiglio Comunale per la Lega. Grazie anche a lei, un in bocca al lupo ad entrambi i nostri ospiti e noi andiamo avanti ripercorrendo l'esito ovviamente delle amministrative di ieri, ma analizzando invece il comune di Montemurlo con l'ausilio della grafica, dove il vice sindaco uscente del centro-sinistra, Simone Calamai, ha conquistato la poltrona di primo cittadino con quasi il 60% delle preferenze. Il candidato del centrodestra Matteo Mazzanti si è fermato al 28,3% dei voti. Molto staccate le altre due candidate, Angela Tortolano del Movimento 5 Stelle con l'8,5% dei voti e Giuseppina Sabato della Lega Toscana col 3,1% delle preferenze. Ci metteremo subito al lavoro per migliorare ancora la nostra città e la qualità di vita dei montemurlesi, così il neosindaco di Montemurlo Simone Calamai, il giorno dopo le elezioni che hanno decretato la vittoria del centro-sinistra con Calamai alla guida del comune. Tra le priorità l'ulteriore valorizzazione del centro cittadino, i cui lavori sono già avviati, come sottolineato ieri sera dallo stesso Calamai nel corso della lunga maratona di TV Prato. Sentiamo. Sicuramente ci sono alcuni punti fermi, innanzitutto proseguire e continuare i lavori e le cose che sono state avviate nel corso dell'ultimo mandato del sindaco Lorenzini, che sono tante e stanno trasformando quello che è il volto della nostra città, a partire sicuramente anche dal progetto del centro cittadino. Poi vi sono alcuni temi che mi stanno molto cari, sui quali voglio iniziare a lavorare fin da subito, insieme diciamo a tutte le persone che sono state elette con me, alla mia squadra, che riguardano in particolar modo ad esempio la frazione di Oste, che è una frazione per la quale pensiamo e vogliamo promuovere un nuovo rinnovamento e quindi anche lì un rinnovo del suo volto e di quelle che sono le condizioni dei suoi cittadini, quindi perché si possa anche lì migliorare la qualità di vita di chi vi abita. E insieme a questo provare a promuovere una nuova progettualità sulla scuola, tanto abbiamo fatto anche negli anni passati, ma vogliamo in questo frangente cercare di poter dare nuove risposte ai cittadini, in particolar modo sui temi della genitorialità o anche su quelli che possano essere i disturbi dell'apprendimento. Riconfermati i 3 sindaci uscenti della Vallata. Primo Bosi si conferma sindaco di Vaiano con il 67,9% dei voti. Il candidato del centrodestra, Gualberto Seri, ha ottenuto invece il 32% delle preferenze. Anche Vernio, come Vaiano e Cantagallo, conferma il sindaco uscente. Giovanni Morganti farà un secondo mandato alla guida del comune. La sua lista centro-sinistra per Vernio ha ottenuto il 61,4% dei voti. La sfidante del centrodestra, Francesca Storai, ha registrato il 38,5% delle preferenze. Chiudiamo invece con Guglielmo Bongiorno della lista Cantagallo Destinazione Futuro, che è ancora sindaco di Cantagallo. Il primo cittadino in carica ha ottenuto la riconferma alla guida del comune con il 64,3% delle preferenze, battendo Alessandro Logli della Città per Noi, che si è fermato al 35,6%.
E sentiamo allora anche i tre sindaci della Val di Bisenzio e le loro priorità del secondo mandato. Indubbiamente è una grossa responsabilità e che però ti deve dare quello slancio e quella spinta per portare a termine innanzitutto gli interventi che in questo momento erano già programmati secondo un itinere. Per quanto riguarda Vaiano, la riapertura della ciclabile, la realizzazione della rotonda in località Isola che ci consente di mettere in sicurezza un bel tratto della 325 e poi lavorare su quelli che sono gli obiettivi su cui si è chiesto la fiducia dei nostri cittadini, iniziare da temi dell'ambiente. Uno dei nostri pallini, dei punti fissi sui quali ci siamo mossi nei 5 anni e stiamo portando avanti per i prossimi 5 è quello per esempio della necessaria presenza dei servizi essenziali per le persone. Noi siamo il comune più distante dalla città, siamo quello più a nord della provincia e quindi la sfida vera è bloccare questa gravità che attrae verso la città i cittadini anche di Vernio. Riprenderemo esattamente da dove avevamo lasciato. Le priorità saranno quelle che ci siamo detti e quelle con cui ci siamo presentati al nostro elettorato, ai nostri cittadini. Lavoro, ambiente, punteremo su questo per creare nuove opportunità lavorative, per tutelare il nostro bellissimo territorio. E chiudiamo la lunga pagina dedicata alla politica, andiamo avanti con la cronaca nel nostro telegiornale. Sciopero del Sicobas alla tintoria Fada, ma protesta anche l'imprenditore cinese, non mi fanno lavorare. La polizia notifica a 2 sindacalisti il divieto a fare rientro nel territorio di Prato per 1 anno. Sciopero, 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 sequestro di azienda. Gli operai pakistani iscritti al Sicobas, 30, scioperano inneggiando al sindacalista Luca Toscano. Il titolare cinese della tintoria Fada non si sottrae al confronto, ma denuncia di essere lui la vittima. Si inginocchia, contesta, chiede alla polizia di intervenire per poter riprendere a lavorare e scrive cartelli contro Luca Toscani che comanda Prato. È successo oggi pomeriggio nell'azienda che da 13 anni è a conduzione cinese. Yu Zhang, detto Franco, è l'imprenditore dall'accento pratese che ha scritto a pennarello sul muro dell'azienda una frase motivazionale. Il problema, denunciano alcuni operai, è che non è disposto a concedere alcuni diritti. Lui ce l'ha questo, ma ha chiesto 2 mesi. Ha chiesto di andare da Torre per fare certificato. Ha detto se vai da Torre e fai certificato ti togli stipendio. Quante ore lavori al giorno? 12 ore. Quante te ne vengono pagate con la busta paga? Busta paga 750. Il resto? Il resto pagare? Il resto non c'è. No, pagare nero. Oh, te ne devi andare, stavo facendo l'intervista. Calma. Oh, che vuoi te? Sei solo andare. Non mi mettere leva le mani. Leva le mani. Levati. L'imprenditore nega tutto e si dice pronto a chiarire contratti alla mano. Contestano il fatto che in busta paga ci sono 4 ore e lavorano 12 ore al giorno. Loro lavorano 4 ore. Loro lavorano tutto preciso. Chi lavora a sé, c'è contratti scritti. C'è chi contratto di 8 ore, c'ho i reparti da 4 ore, c'ho chi da 8 ore e c'ho quello lì che mi fa anche straordinari. Quindi non fanno ore in più. Non fanno ora. Luca Toscano è il sindacalista del Sicobas che da mesi, assieme alla collega Sara Caudiero, porta avanti a Prato una lotta contro sfruttamento e caporalato nelle aziende cinesi. Una battaglia sindacale a colpi di presidi, sit-in, scioperi, le cui modalità sono spesso costate loro denunce per violenza privata, manifestazioni non autorizzate, resistenza al pubblico ufficiale, ma che in alcuni casi hanno portato alla regolarizzazione di rapporti di lavoro, come di recente in un'altra tintoria cinese. Tra Franco e gli operai ci sono i poliziotti che provano a mediare, allo stesso tempo gli uomini della Digos notificano a Toscano e Caudiero il provvedimento di allontanamento da Prato per 1 anno firmato dal questore. I 2 leader del Sicobas, ritenuti socialmente pericolosi, potranno venire in città soltanto per motivi sindacali, previa comunicazione. Toscano e Caudiero impugneranno il foglio di via dinanzi alla prefettura. Crediamo sia allarmante e pericoloso, non solo per la libertà sindacale, ma per la democrazia, la vita democratica di questo territorio che si
metta sotto l'etichetta di pericolosità sociale l'attività sindacale. È un'ingerenza inaccettabile della questura nelle relazioni sindacali di questa città. Sulla scena di Via di Gello, tra automobilisti che si soffermano a curiosare, si contende di diritti. Diritto a scioperare, ma anche a fare impresa. I lavoratori pakistani si mettono a sedere davanti all'ingresso, arrivano i rinforzi della polizia, che alla fine prende di peso i manifestanti per liberare l'accesso alla fabbrica. Alcuni operai si sdraiano a terra dolorati, altri vengono portati in questura per accertamenti. Poste Italiane cerca portalettere in provincia di Prato e Firenze. Durante il periodo estivo i candidati selezionati saranno inseriti con contratti a tempo determinato a partire dal prossimo mese di giugno in relazione alle specifiche esigenze aziendali sia in termini numerici che di durata. Le candidature che potranno essere presentate fino al 3 giugno sono aperte a diplomati con votazione minima di 70 su 100 e laureati anche con laurea triennale con un punteggio di almeno 102 su 110. È inoltre necessario essere in possesso di patente di guida. La prima fase delle selezioni consisterà in un test attitudinale di ragionamento logico, mentre la seconda fase prevede un colloquio e la prova di idoneità alla guida. Per potersi candidare è sufficiente inserire il proprio curriculum vitae sulla pagina web di Poste Italiane. Un appartamento al soccorso era la centrale dello spaccio nei locali notturni cinesi, sequestrati 5 kg di chetamina e centinaia di pasticche di ecstasy per un valore di 300.000 euro, arrestato il grossista. È finito in manette, arrestato dai carabinieri, il grossista pendolare dello spaccio nei locali notturni frequentati da giovani cinesi in Toscana ma anche a Milano e Padova. Si tratta di un 37enne orientale, originario dello Zhejiang, residente ad Arezzo, dove è occupato come operaio. I carabinieri del nucleo investigativo, che già nell'ultimo mese avevano arrestato altri 4 spacciatori cinesi, hanno risalito la filiera della droga, individuando il 37enne come il gestore di un appartamento al soccorso formalmente affittato a 2 prestanome. All'interno dell'immobile i militari hanno sequestrato quasi 5 kg di chetamina, 735 pasticche di ecstasy a forma di cuore di colore verde con il logo Double Cherry, oltre a 3 flaconi contenenti 43 grammi di polvere di ecstasy. Alto il valore dello stupefacente sequestrato, che una volta immesso sul mercato avrebbe potuto fruttare circa 300.000 euro. Una persona che aveva appunto un appoggio qua a Prato, residente ad Arezzo, difficile anche individuarlo nell'immediatezza perché utilizzava esclusivamente per lo stoccaggio delle sostanze stupefacenti, dove appunto le confezionava, e trattandosi di uno spacciatore non di quelli al minuto, quindi non era frequente la sua presenza qua a Prato e quindi veniva soltanto per quando c'era necessità di confezionare e assegnarla ai vari spacciatori. La droga veniva frullata per essere fumata o immessa nei cocktail all'interno dei locali. Sequestrati nell'appartamento anche vari attrezzi e oggetti utilizzati per il confezionamento delle dosi, 750 grammi di sostanza da taglio, 3 bilancine di precisione, 2 presse termiche, oltre a 575 bustine da tè vuote e 1750 capsule cilindriche per farmaci. La droga veniva confezionata in diversi, come potete vedere anche dal materiale sequestrato, in diversi metodi, dalle pasticche che possono sembrare delle normali pasticche medicinali a dei flaconi dove potrebbero essere confusi con degli integratori all'interno dei quali appunto venivano disposte le pasticche all'interno delle quali poi venivano sistemate le polveri di estasi o di chetamina. L'inchiesta prosegue per accertare tutte le responsabilità sul vasto giro di droga dietro il quale con ogni probabilità c'è una vera e propria organizzazione criminale. Primo comandante donna nella storia dei Vigili del Fuoco di Prato. Oggi al comando di Via Paronese si è insediata l'architetto Maria Francesca Conti, che prende il posto dell'ingegner Cuglietta, destinato a guidare il comando provinciale di Terni. Conti ha iniziato la propria carriera nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco nel 1998. Ha prestato servizio a Sassari e Imperia e ha partecipato alle principali emergenze nazionali, compresi i terremoti in Abruzzo, Emilia e del centro Italia. Nel 2017 è stata promossa primo dirigente e assegnata alla direzione regionale dei Vigili del Fuoco della Toscana. A Prato guiderà un comando che conta 140 persone. Ascoltiamo la sua prima intervista.
Nel Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco si entra perché si può unire alla specificità tecnica, alla passione per esempio per i beni culturali, la passione per il soccorso, l'esperienza per esempio dei terremoti, delle alluvioni e quindi tutto quello che riguarda anche la vita degli edifici. E poi c'è il rapporto con la gente, che è la cosa che premia di più, insomma, che ci dà più soddisfazioni. C'è stato il passaggio di consegna con il comandante uscente. Che corpo le ha rappresentato qui a Prato? Beh, un comando molto attivo, un comando che già conoscevo, però un comando di personale molto attivo, molto impegnato sul territorio e poi particolarmente con il comandante Guglietta ho notato in questi giorni la forte coesione tra le istituzioni della provincia di Prato, che è molto bella e anche molto efficace. Quindi a cominciare dal prefetto fino a poi a tutti gli altri vertici, c'è molta cooperazione, c'è molta sinergia, si interviene insieme, insomma ho trovato un bellissimo staff. Inaugurata la gioielleria Cassetti di via Garibaldi, Volti del Tempo, un viaggio di solidarietà. La mostra fotografica di ritratti in bianco e nero che immortala 30 uomini che si sono distinti in vari ambiti accomunati dal sostegno e aiuto concreto alla Fondazione Ant. Tra i protagonisti anche il direttore di TV Prato, Gianni Rossi. 30 uomini pratesi e non solo, che si sono distinti in vari ambiti accomunati dal sostegno e dall'aiuto concreto alla Fondazione Ant. Sono quelli ritratti nella mostra fotografica Volti del Tempo, un viaggio di solidarietà allestita negli spazi della gioielleria Cassetti di via Garibaldi. Era l'idea da tempo di omaggiarli, questi uomini che si sono spesi, chi come professionisti, chi come imprenditori, con le proprie risorse, le proprie capacità a favore di Ant. E quindi è nato questo progetto di ritrarli in maniera creativa perché diventino un esempio verso la solidarietà. Le foto sono in mostra fino all'8 giugno, l'ingresso è libero, poi sono in vendita e il ricavato delle foto andrà a favore della Fondazione Ant. Tra i protagonisti, avvocati, notai, manager, imprenditori, creativi, attori, politici e sportivi, uomini che nel loro cammino professionale di vita hanno deciso di dare il loro contributo alla Fondazione Ant, che da tantissimi anni porta gratuitamente assistenza medica a casa ai malati di tumore e offre progetti di prevenzione oncologica. Di essere chiamato da Ant per partecipare e essere tra questi 30 pratesi notabili, sinceramente mi ha fatto piacere. Credo sia una causa importante mettersi insieme per le malattie, per raccogliere fondi e soprattutto creare consapevolezza per quello che ci sono persone che sono meno fortunate di noi, che stanno attraversando un dolore e delle difficoltà e quindi trovare insieme, fare gruppo per aiutarli. L'importante è l'obiettivo di quello che abbiamo fatto e quindi ci auguriamo che possa servire allo scopo, insomma, fondamentalmente la solidarietà è quella che ci ha ispirato e ci unisce, insomma, a questo progetto da diversi anni. È un bel onore, anche perché, diciamo, essendo il più giovane fra le persone esposte e poi essendo tutte persone illustri a Prato, insomma tutte ben note, per me è veramente un onore grandissimo. E, insomma, in 2 anni di attività di imprenditoria essere già qui è un livello veramente alto. Tra i protagonisti anche il chitarrista di Jovanotti Riccardo Nori, lo chef Angelo Barni, Claudio Orrea dell'azienda Patrizia Pepe, l'attore Renato Raimo e il direttore di TV Prato Gianni Rossi. Le foto sono opera del fotografo Gabriele Bellini e di Officine Fotografiche. Questa iniziativa, come tutte quelle che noi realizziamo, servirà per finanziare i nostri progetti di assistenza domiciliare oncologica gratuita e di prevenzione oncologica gratuita che noi ogni anno portiamo nella città di Prato. Le nostre iniziative sono gratuite per chi le riceve e quindi, proprio perché sono gratuite, abbiamo bisogno dei sostenitori e di iniziative come queste che ci aiutano a raccogliere fondi. Voltiamo pagina, la storia dell'abbadia di San Salvatore a Vaiano rivive grazie ad una mostra fotografica inaugurata in questi giorni. Ce ne parla Mattia Bignolini. 140 foto per raccontare la storia dell'abbadia di Vaiano e di tutte le persone che ne hanno fatto parte nel corso degli anni. Ha riscosso successo l'appello lanciato ai parrocchiani vaianesi durante le messe ad inviare fotografie che ricordassero l'antica abbazia. Tra le numerose foto arrivate, anche alcune di fine 800. Per l'occasione verrà allestita nell'abbadia di Vaiano una mostra fotografica dal titolo Al suono delle campane. Una memoria di ciò che è stato per fare ancora meglio per la comunità, sottolinea il parroco Don Marco Locati.
Questa mostra non vuole essere un ricordo nostalgico di un tempo che non c'è più, ma vuole essere proprio una memoria di ciò che è stato, dei volti delle persone che hanno amato, servito, guidato questa comunità. Ecco, pensare al passato per vivere ancora meglio il tempo che ci è dato e fare ancora belle cose, grandi cose per questa nostra comunità vaianese. Una mostra, un lungo lavoro, ben curato, soprattutto aiutato da molte persone. Le foto sono state donate da molti parrocchiani che hanno a cuore la storia, la memoria e di mantenerla viva all'interno di questa comunità, soprattutto per continuare anche la storia di questo importante complesso. E ringrazio soprattutto chi mi ha aiutato, chi mi ha consigliato e che mi ha sorretto in questa avventura di sistemare questa bellissima mostra che ha già riscosso molto successo. La mostra sarà visitabile nel fine settimana dal 25 giugno al 24 luglio. 370 atleti provenienti da tutta Italia hanno preso parte sabato e domenica alla 15ª edizione del trofeo di nuoto Master Sergio Faggi, organizzato dal CSI Nuoto Prato alla piscina di Via Roma. Per cercare di organizzare al meglio questa manifestazione richiede tante accortezze, quindi non soltanto diciamo, dall'accoglienza degli atleti sul piano vasca, ma magari anche alla gestione di altri eventi adesso collegati. Però vedo che ogni anno sono sempre più contenti, il nostro trofeo viene ben considerato. Ora a giugno andremo ai campionati italiani a Riccione, in dove c'è una vasca da 10 corsie e quella, la vasca da 10 corsie, credo che se i nostri futuri della giunta ci ripensino la debbano fare, perché una vasca da 10 corsie richiama tanti personaggi, non solo, ma lavorerebbero anche tanti ristoranti e anche alberghi. Facciamo adesso una breve pausa, restate con noi, torniamo fra poco. Ben ritrovati, al momento della nostra agenda con tutti gli appuntamenti. Domani alle 16.30 all'Archivio di Stato di Prato, presentazione del libro di Walter Bernardi, Curzio Malaparte, un maledetto pratese di ieri raccontato ai toscani di oggi. Da domani a sabato 15 giugno alla Biblioteca Lazzarini, progetti integrati in mostra, percorso espositivo in due tappe per ammirare gli elaborati realizzati dalle classi che hanno partecipato a due delle offerte didattiche proposte dalla sezione ragazzi e bambini della Biblioteca Lazzarini, in collaborazione con altri enti della città. L'ingresso è libero. La linea passa adesso al Consorzio Lamma per le previsioni del meteo. A voi. Una buona serata e ben ritrovati con le previsioni meteo a cura del Consorzio Lamma. Continua questa fase instabile, piovosa e anomala per questo mese di maggio. Infatti un altro impulso dal nord Atlantico ci interesserà nella giornata di domani. Si comincia a intravedere l'alta pressione delle Azzorre sulla penisola iberica, che estenderà la propria influenza nel corso del fine settimana anche al Mediterraneo centrale, garantendo tempo più stabile anche sulla nostra penisola, con temperature in graduale rialzo. Andiamo per gradi, andiamo a vedere la previsione per domani mercoledì. Inizialmente, già a partire dalla notte, rovesci e temporali interesseranno le zone di nord-ovest, quindi province di Massa Carrara, Lucca. Nel mattinata anche il resto delle zone settentrionali saranno interessate da questi fenomeni, in parte anche l'arcipelago e l'interno del Grossetano. Nel pomeriggio l'instabilità riguarderà soprattutto l'Aretino, il Senese e l'interno del Grossetano, oltre che la dorsale appenninica, mentre è graduale miglioramento a partire dalle zone di nord-ovest. I venti ruoteranno dai quadranti settentrionali, in temporaneo rinforzo caleranno soprattutto le temperature massime, ancora ben al di sotto delle medie del periodo. Per la giornata di giovedì si va verso un graduale miglioramento, con schiarite più ampie sulle zone di nord-ovest, residui rovesci sull'Appennino fiorentino ed aretino, che anche nel pomeriggio potranno interessare proprio le zone più orientali e meridionali della Toscana, mentre prime schiarite anche ampie sulle zone nord-occidentali e sulla costa. Temperature in calo nei valori minimi, in aumento le massime, venti ancora fino a moderati e settentrionali, in temporaneo rinforzo di maestrale, soprattutto sul centro sud, lungo la costa maremmana, con mari temporaneamente mossi. È tutto, grazie per l'attenzione, una buona serata.
E noi ci fermiamo qui, l'informazione torna domani alle 13.45 con il telegiornale del giorno. Vi lasciamo ad intorno alle 9. Grazie per essere stati con noi, a voi tutti una buona serata, arrivederci.